Cosa si intende per intelligenza artificiale? 100 ricercatori darebbero almeno 100 definizioni diverse. Per me è far fare alle macchine lo sforzo di capire noi, anziché viceversa. Certi sistemi, se hanno dei pregiudizi, se incorporano dei pregiudizi, potrebbero per esempio discriminare una certa categoria, ad esempio le donne oppure certe etnie, per quel che riguarda una previsione per una cura medica, la concessione di un mutuo o cose del genere. L'intelligenza artificiale può aiutarci a affrontare le grandi sfide del futuro, ad esempio rendere le nostre città più vivibili, può aiutarci a prevenire le malattie invece che curarle e rendere i nostri luoghi di lavoro più interessanti e piacevoli. Cosa hanno in comune tutte queste cose? L'idea è quella di migliorare la vita delle persone. E su questo, ad esempio, la Fondazione Kessler fa delle ricerche molto interessanti che potranno essere utilizzate in futuro per costruire dei sistemi di intelligenza artificiale più spiegabili, più giusti e più corretti.